amici di Napoli.Repubblica.it, eccoci qui per parlare del Napoli, grande vittoria contro il Verona, questo Napoli di Benitez, il migliore nella storia per quanto riguarda il girone d'andata, mai nessuna squadra del Napoli ha fatto tanti punti, questo Benitez, ecco, questo Benitez a cui hanno chiesto se magari ha imparato anche qualche parola napoletana, un simpatico Benitez, un signore dall'aplomb inglese, ma ormai molto molto napoletano, e noi ci colleghiamo per l'appunto con lui che è ancora a Verona. Ma perché sta, non è tornata a Castelvetrano? Colleghiamoci. È il balcone di Giulietto. È il balcone di Giulietto. Ma che è sta canzone di Grimaldi? No! Benitez! Che sta a fare con sta parte? Beh! Uefa! Uefa! Giulietta è una zoccola! No! No! Benitez! Non impari queste cose napoletane! Molto contento! Sì. Vinto, come si dice a... come si dice... Zoccola! No! No! Non si dice così! È una zoccola! Non si dice! Si ricordi? Per squadra Napoli, sì, aver vinto in partita 3-0, bella partita. Noi sì, adesso siamo in storia del Napoli, sì, è vero, che ha fatto più punti nel girone d'andata. Rafa Benitez, Rafa Benitez, bravo, bravo. Sì. Allenatore di squadra che storia di Napoli ha fatto più punti, più punti. Va bene, questo siamo felicissimi. Tre gol. Ma si dico, no, si è... Sì. Importante per tifosi del Napoli, sì, che se come si dice, le va la pretas da dentro scarpa. Ma non impari queste frasi. Guarda, tifosi di Verona, sì, muy, no, muy no, stro no. Strani. Ti ricordi la plomba inglese? Allora, ecco, io qui sotto balcone devo cantare serenata, serenata. Che serenata? Non faccio il spagnolo napoletana. Pronto? Adesso faccio vedere. Passetto. Passetto, fa vedere. Un passito per c'è la Giulietta sotto il balcone. Benitez, ti ricordi che è Napoli? Andate che giro, andate su Benitez a Napoli, guarda. Ricky Benitez, bueno. Ricky Benitez. Parliamo di altre cose. Muy grande soclau. No! Non si dice! Muy divertente. Sì. Allora, parliamo di calciomercato, aspetta degli acquisti, lei. Importante se adesso arriva qualche giocatore. Giocatore. Noi siamo in 13, è molto meglio di essere 11. Se giochiamo in 13 in campo abbiamo più possibilità, ma non si può, non si può giocare in 13, ma esatto, ma lei sta un poco euforico. Il momento è che noi qui a Verona ha fatto tre gol. È chiaro? No! Uepa! È chiaro! Tre gol! Ma si chiama Giulietta Uepa? Prego! Giulietta! Vabbè, Soccola! No! Un passito da là! Dalle che fuori! Stress! Un passito per la Maria! Si ricordi che era... Si ricordi, Benitez, che c'ha una plomba inglese? Lasci perdere, non faccia di chiamare! Lasci perdere questo! Oh, Bassettini! Lo so, alle volte appunto il calcio fa di questi scherzi, c'è euforia e c'è grande soddisfazione per la vittoria contro il Verona. Ci vediamo alla prossima, ciao amici di Napoli.Repubblica.it, da Lino D'Angelo è tutto, ciao.